sono molto consapevoli di dove siamo e chi siamo, del lavoro che c'è da svolgere. Hanno capito benissimo quelle che sono le cose da fare e ci stiamo producendo per farle. Anche durante la settimana, nonostante i piccoli acciacchi che hanno limitato Bonaccini, che non ha giocato appunto l'amichevole con Imola, ma lo stesso Pieric oggi aveva una contrattura, ma ha voluto giocare lo stesso e fare allenamento lo stesso. Quindi sono estremamente consapevoli, estremamente desiderosi di fare bene. Poi tra l'impegno e il rendimento ci passa Ravenna, e Ravenna magari non è così d'accordo. Dobbiamo fare un grosso passo in avanti proprio nella durezza mentale in difesa. Dobbiamo essere molto più cinici, molto più cattivi, tra virgolette, ovviamente cestisticamente parlando. A volte magari facciamo anche delle sciocchezze per eccessivo agonismo, ma meglio così che stare a essere spettatori pagati che prendono parte alla partita. Io credo che non sia, sia abbastanza evidente il fatto che non ha tanti punti nelle mani questa squadra, anche perché viene a mancare il terminale più importante, costruito attorno appunto a questo terminale che adesso non c'è, e quindi diventa tutto un po' più difficile far canestro. Siamo una squadra adesso da 70 punti nelle mani, per quello dobbiamo lavorare per tenere basso il punteggio degli avversari, per poter vincere la partita. Speriamo in un futuro prossimo di avere un po' più di armi, di avere un po' più di talento offensivo e quindi poterci giocare la partita anche su punteggi più alti. Ravenna secondo me è il prototipo della squadra di Lega 2, in cui hanno trovato giocatori di questa categoria, della taglia giusta, e credo che abbiano la piena consapevolezza dei loro limiti e dei loro pregi. Credo che siamo nelle squadre che gioca meglio questo campionato, proprio ha interpretato meglio la pallacanestro che necessita questo livello di campionato. Per quello è una squadra ostica, per quello è una squadra che ha già tutti gli equilibri espressi, e per questo non mi stupisce vederla tra le prime quattro. Hanno dei meccanismi ben collaudati, sono proprio bravini, devo dire, bravini, quando dico bravini dico bravi, cioè sono proprio bravi, cioè hanno interpretato bene quello che devono fare, però speriamo di mettere un granello di sabbia nel loro ingranaggio. Noto Treviso, sì. Tu conti già di avere la squadra con uno se non due innesti? Sì, me lo auguro, me lo auguro, anche perché il tempo stringe. Poi c'è un altro fatto da considerare, che un giocatore non è come un bottone che te lo metti e si attacca all'asola, ce lo devi inserire in un contesto.